intendono utilizzare il cibo come un'arma per ottenere dai popoli la sottomissione che hanno come obiettivo. Sta accadendo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, con metodi diversi, ma con lo stesso fine. Insetti e carne coltivata. Come funziona l'iter autorizzativo? La vera battaglia da combattere è contro l'agenda green. Ci rendiamo conto che stanno stravolgendo le nostre vite, i nostri valori, il nostro essere, i nostri beni, la nostra economia. E noi, tutti tranquilli come se niente fosse. Non mi piacerebbe vivere il futuro che stanno preparando per i nostri figli. Tutto, ma questo no. Qualcuno pensi ai bambini! No, dai. I capelli rosa, no. Sono da proprio. Signore e signori, bentornati all'infiltrato, stavolta un po' lumacone perché già da un paio di settimane che si parla di mangiarsi gli insetti e quindi io, con pronta e scattante abnegazione, ho deciso di farmi un giro sulle chat e sui gruppi complottisti per vedere che cosa ne pensino oggi. Un purpurì del meglio del peggio che ho trovato online, diciamo. Ah, comunque su sto tema ci ho fatto anche un video informativo già qualche mese fa, lo trovate cliccando qui o in descrizione. Controllo del mondo. Ecco il progetto che parte dal cibo. Si scherza mica qua, eh? I padroni di Big Pharma e dell'informazione stanno provando ad impadronirsi della filiera alimentare per imporre cibi sintetici e chimici. Azzo, Big Pharma e l'informazione, che featuring, manca giusto l'agenda gender e poi abbiamo già convocato la Santa Trinità al secondo screenshot. Ma poi, ma che diavolo sono i cibi chimici? Cioè, le sostanze chimiche sono costituenti essenziali di qualunque cosa. Noi siamo chimici! Si impadroniranno della catena produttiva del cibo, imporranno il razionamento della CO2 ed il controllo digitale di ciascun essere umano. Ho un sospettino, adesso non vorrei essere troppo cinico, troppo puntiglioso. Mi sembra che si stiano mettendo assieme materie che l'una con l'altra c'entrano poco. Mi sembra che stia uscendo un po' un minestrone coi cibi che stanno per andare a male raccattati negli angoli più bui del frigo. Forse sono io, però non vorrei che la cosa degenera. Boom, transumanesimo, depopolamento, eugenetica, modifica del DNA umano, estinzione delle famiglie inferiori, riproduzione umana non autorizzata, cibo come arma per l'obbedienza dei governi e dei popoli. Va bene, ci rinuncio. Partiamo dalle basi, ok? Come? Come farebbero tutto questo? Basta che un produttore di insetti dia una bustarella a un europarlamentare di sinistra che lui si prodigherà per fare in modo che gli insetti entrino nei nostri menù. In Europa funziona così. Ah, così, proprio easy. Ho un ventello. Volevo buttarmi sugli NFT, ma mi sa che ora come ora mi compro uno scatolotto di blatte al Viridea. Si sa mai. Comunque, mi fa un sacco ridere come in tutti sti complotti ci siano sti poteri forti che saltano fuori dal nulla con le tasche piene di grana a sponsorizzare, a dare soldi a destra e a manca, mentre tutto il resto dell'economia, dell'industria che ce lo appoggia con insistenza da secoli, improvvisamente diventa inerme e poveraccio. Cioè, insomma, raga, industria della carne, ma mai sentita? Loro non potrebbero sganciare mazzette un po' più grosse? No? Sono bravi? Voglio riepilogare. Oh, bene, riepiloghiamo, così rendiamo tutti edotti di questo malvagio piano. Con la scusa del cambiamento climatico, imporranno un passaporto di impronta ecologica che razionerà la CO2, imponendo alle persone di acquistare prodotti alimentari sintetici, poiché racconteranno che generano minori emissioni. A quel punto avranno imposto la nuova alimentazione sintetica ed a base di insetti. Sì, mi sembra che possa funzionare. Aboliranno il contante e daranno a tutti un reddito di base affinché ciascuno sia dipendente dallo Stato e debba obbedire. Questa è una centralizzazione del potere con il fine di una tecnocrazia globale. Allora, sì, mi manca giusto qualche passaggio, ma più o meno ho capito. Allora, in pratica, produttore di insetti dà soldi a politico di sinistra che inventa il cambiamento climatico e abolisce il contante. Abolisce il capitalismo istituendo un reddito di cittadinanza nazionale. Poi, tramite l'alimentazione sintetica e a base di insetti, uccide la popolazione. Mi manca giusto il movente.
Mangerete insetti! Lo ha deciso il vostro amico Klaus Schwab! Ah, l'ha deciso Schwab! Perfetto, ora ci siamo. Mi mancava giusto il passaggetto del cibo degli insetti che sono tossici. Come dite, li mangiano già 2 miliardi di persone al mondo? Fake news! Come dite, anche gli italiani inconsapevolmente si pappano oltre 500 grammi di insetti all'anno tra tutti gli scarti che vanno nei pomodori, nei sughi, nella pasta. Bufale! Non mangiate queste schifezze! Semplificando, il 33% dell'insetto è composta da chitina, indigeribile e nociva. Il 33% è intestini, quindi l'ultimo 33% composto da una muscolatura con proteine di scarsissima qualità, mancando di 2 amminoacidi essenziali, la lisina e acido glutammico. Fanno male! Punto! Stop! Allora, regà, chiariamo una cosa. Di quello che la gente decide di mangiarsi non me ne può fregare di meno. Non voglio convincere nessuno con questo video a mangiarsi gli insetti. Potete essere vegani, melariani, no bugs, fate quello che volete. Mi sta un po' sulle balle il fatto che si inventino cavolate solo perché vi va di spargere fake news, spargere un po' il panico per fare quattrini e visualizzazioni sulla paura della gente. Ma come fai a dare una percentuale delle componenti di una cosa di cui esiste letteralmente più di 1 milione di specie come gli insetti? Cos'è, un bruco è identico a un grillo? Ma come fai a sostenere che la chitina sia nociva che se la mangiano da secoli miliardi di persone ed è presente in tantissimi altri cibi? Che non sia digeribile, chi se ne frega, visto che immagino che qualche verdura nella tua vita l'avrai mangiata pure tu, nonostante la cellulosa che contengono non sia digeribile. Ma poi scusa, ci hanno fatto gli studi apposta per determinare che non siano tossici. E chi se ne frega che manchino la lisina e l'acido glutammico? Cos'è, mo ogni cibo che mangiamo deve contenere tutti i principi nutrizionali? Cioè, non mangiare l'insalata, non ha le proteine. Io mi domando come sia possibile che per certa gente risulti più credibile un emoji del divieto degli studi internazionali. Ma in effetti, perché chiederselo? Andiamo a leggere le reazioni della folla sui nostri gruppi e chat preferiti. Se mangiare insetti fa bene, come mai in Africa, che muoiono di fame centinaia di persone al giorno, non mangiano insetti? Già, perché? In Africa non mangiano insetti. Ah. Comunque altro che centinaia, in Africa muoiono 6 persone al minuto di fame, migliaia e migliaia al giorno. E di questo succede quando si sta troppo bene, no? I famosi first world problems. Siamo fuori dal mondo, si vuole fare vittimismo e non ci rendiamo neanche conto di chi sta veramente male. Pena di morte per questi criminali assassins. Assassins, apostrofo. L'inglese dà sempre quel tocco in più. Ci rendiamo conto che stanno stravolgendo le nostre vite, i nostri valori, il nostro essere, i nostri beni, la nostra economia e noi tutti tranquilli come se niente fosse. Ma magari tutti tranquilli, ma rompete le scatole, manco le zanzare ad agosto. Cominciamo con demolire tutte le videocamere nelle strade. Accechiamoli! Ma che cazzo? E chi combatterà? I giovani d'oggi? Giovani, buoni a nulla. Sì, davanti alla PlayStation o l'iPod in mano faranno una brutta fine. Minchia, l'iPod, welcome to 2001 proprio, cioè poi mi sorprendo che voglio tirar giù i lampioni a sprangate. Vendono già anche cibo con questo schifo dentro per animali, li ho visti in negozio. Qualcuno le fa notare, animali insettivori. La mia no, io non gli compro quella roba. Brava, dite no alla catena alimentare. Viva i camaleonti vegani! Ciò che oggi viene liberalizzato, domani vi sarà imposto per legge. Ecco perché mangerete insetti. Mi sembra un'ottima filosofia per restare fermi all'età della pietra. Proprio viva le dittature, eh? Naturalmente, visto che l'argomento è tornato sulla bocca di tutti, tutti cercano di metterci un piedino dentro, naturalmente i primi della fila, come al solito, i politici. Per l'Unione Europea il vino uccide, mentre gli insetti sono un cibo sano e sicuro. Questa follia va fermata, immediatamente! Già solo in Italia ogni giorno muoiono 50 persone per cause legate all'alcolismo, eh? Buongiorno. Poi, posso capire che un bicchiere di Barolo mi attiri più di una cavalletta, però insomma, prima di scrivere certe cose, un po' di decenza. C'è chi lancia l'operazione Cibo Pulito. Questa attività garantisce ai suoi clienti che non aderisce alla vendita di prodotti alimentari che contengono farine o ingredienti contenenti Acheta Domesticus. Un'operazione studiata talmente nei minimi dettagli che non sono manco accorti che il grillo, l'Acheta Domesticus, non è l'unico insetto valutato come commestibile. Comunque, il pubblico si divide anche qui. C'è chi fiducioso commenta: spariranno presto i supermercati che accettano i cibi con gli insetti?
e chi invece non si fida manco così. Ma quando portano le farine, chi ti dice che non è di insetti? Secondo voi lo scrivono? Io non ci credo proprio, ormai ci trattano come animali e ci danno cibo dannoso. Chi si fida più? Niente più pizza e tutto ciò che è impostato cremoso, vogliono rovinare la nostra salute prima col Covid, ora con gli insetti. E madonna, ma che vita è sospettare persino di chi fa un'azione volta a supportare la tua battaglia? Cioè, madonna, che stress, sospettare continuamente anche della tua ombra. C'è chi ci prova e la piazza lì. Non vuoi mangiare gli insetti? Bene, l'universo ha raggiunto lo scopo. Infatti, questo significa che sei pronto per convertirti ad un'alimentazione vegetariana / vegana, sana e salutare, che contribuirà a pulirti interiormente visto che non ci pensi da solo. Non ti piacciono gli insetti? Diventa vegano, così come se da domani trovassi solo bistecche di scarabeo al supermercato. C'è chi la prende con filosofia, ma tu non l'hai ancora capito. Il virus è arrivato per pulirti i chakra. Gli insetti sono arrivati per farti diventare vegetariano. Le medicine scompaiono dal mercato per farti capire che curano il sintomo e non la causa. Gli ospedali chiuderanno per farti capire che non esiste la malattia. I soldi spariranno perché causano competizione. Le persone lasciano il pianeta Terra perché non sono adeguate alla nuova vibrazione del cambiamento. Ma tu non l'hai ancora capito e continui a lamentarti e ad incitare gli animi alla protesta. Voglio la stessa cosa che si fuma lui. C'è chi propone formule magiche per tenere gli insetti fuori dalla porta di casa. Pronunciando Energo viene creato uno scudo energetico alle porte e alle finestre prese in esame che difficilmente può essere superato se la ritualità è rispettata. L'effetto è immediato e incredibilmente evidente. Ok, qua in realtà non si parlava realmente di alimentazione a base di insetti. Però se mi pubblicano il post accompagnato da gnocca vestita da strega, che gli dico di no? That's marketing. C'è chi rifiuta la biologia. Questo non è un cibo per mammiferi. Solo gli uccelli possono mangiare in sicurezza gli insetti. Il sistema digerente degli uccelli è completamente diverso dal nostro. Ora sapete perché vogliono farci mangiare insetti. Capito? No, no, si fermi! Signor Camaleonte, lei non è un uccello! No, 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 signora scimmia, non si mangi le termiti come Chupa Chups! La prego, non capisce che lei è un mammifero! Signor cinese, si fermi! Non c'è nulla di razzista in tutto ciò. Se l'hai pensato è perché la cattiveria sta negli occhi di chi giudica. Farina di insetto si presta all'aggiunta di sostanze tossiche da somministrare a nostra insaputa, con tanto di immagine della cavalletta che ti guarda male. Comunque proprio quella farina lì si presta, cioè quelle normali no, cioè tipo i pizzoccheri con quel verdognolo. Non è che me la raccontino molto giusta, eh? Scherzo, mi piacciono i pizzoccheri, amici bergamaschi, non muratemi vivo, vi prego. C'è chi prova a suggerire nuovi impieghi. Avviso Biolabs. Il governo cinese, tramite lo Stato, afferma che elementi all'interno dell'esercito degli Stati Uniti stanno producendo carenza di cibo nei paesi rivali, con l'uso di insetti come vettori per trasmettere malattie ai raccolti e spazzare via l'approvvigionamento alimentare. Ce lo vedo Biden come scino di Naruto che manda orde di scarafaggi ad invadere la Russia. E naturalmente, per chiudere il cerchio, anche in questo caso c'è chi riesce a trovare un parallelismo tra insetti e vaccini. Psicopatici e le loro idee geniali. Secondo il noto transumanista Matthew Liao, modificheremo il DNA umano per rendere gli esseri umani intolleranti alla carne e combattere il cambiamento climatico. Ci domandiamo se questi psicopatici abbiano sperimentato attraverso i vaccini la possibilità di porre a buon fine tali modifiche geniche per ottenere nuove generazioni già modificate. Perfetto, non fa una piega. E anche per oggi abbiamo quasi finito. Prima di lasciarci con l'ultimo commento riassuntivo, vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram che ho aperto da poco, trovate il link in descrizione, ad acquistare il mio libro Cascina Speranza che mi sono dimenticato di mettere qua, comunque anche qui in descrizione trovate tutte le informazioni, mi piace, commento, condivisione e ora via, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Insetti nel piatto? Noi preferiamo il made in Italy! Gli insetti lasciamoli alla sinistra radical chic e ai burocrati di Bruxelles. Noi vogliamo difendere i nostri formaggi, il nostro vino, il nostro olio, i nostri salumi. Questo non l'ha scritto un complottista. Questo l'ha scritto un politico italiano.